In realtà è già da un po' di tempo che avevo voglia di parlare di questo libro, perché in realtà nell'ambito della saggistica e insomma, dei testi scolastici, slash universitari, slash, appunto, i libri che leggi per imparare cose, termine tecnico, è diventato praticamente il mio preferito. Non mi ha mai veramente preso un libro così tanto e non ho mai trovato un libro che, ritenessi in un certo senso così fondamentale. Insomma, come avevo accennato anche nel video della formazione in Italia delle mie esperienze, io al momento sto facendo un corso di psicosintesi educativa e ritengo la psicosintesi un approccio alla psicologia, ma in generale alla vita, molto completo, in un certo senso, perché non esclude sostanzialmente nessuna scuola di pensiero, nessuna filosofia, nessun filone della psicologia sostanzialmente. L'idea fondamentale è che tutto quanto si può armonizzare in un'unica teoria che al massimo prende in considerazione aspetti diversi della vita o aspetti diversi della mente o del corpo o le interazioni tra tutti gli elementi della vita sostanzialmente. E ritengo che Oltre i confini di Ken Wilber rientri tantissimo in questa visione, che ritengo essere appunto, uso la parola fondamentale perché credo sia proprio al fondamento sostanzialmente della vita e di come interpreto l'esistenza io e di come può essere interpretata in generale. Insomma, il libro è molto. Si può dividere, credo, in tre parti. Nella prima parte parla sostanzialmente di come i confini, quelli che noi definiamo come confini, siano solamente un'illusione. E si arriva proprio a parlare anche di fisica quantistica e ci sono tantissimi riferimenti, tra l'altro non solo alla scienza, ma anche alle religioni, alle filosofie, specialmente quelle orientali. Perché sono quelle, sono quest'ultime quelle che più si fanno ad una filosofia di vita sostanzialmente, in cui c'è l'esperienza dell'essere pura oltre ai confini, oltre all'esperienza reale. Sostanzialmente la nostra vita in ogni momento è delimitata da confini. Ci definiamo noi stessi come una persona, magari. Per esempio, vado molto sul semplice, definiamo un limite, un confine molto netto, una distinzione, una separazione tra mente e corpo. Li riteniamo qualcosa di totalmente separato tra di loro, che sì, in un certo senso magari convivono dentro di noi, ma le riteniamo due entità diverse. C'è il confine tra il passato, il presente e il futuro, per esempio. E tutte queste cose, in realtà, nel libro viene spiegato che non questi confini che noi riteniamo sostanzialmente reali non sono poi così tanto fissi e immutabili come pensiamo che siano. E quindi all'inizio, iniziare questo libro senza sapere nulla prima può essere una lettura abbastanza complessa, ma poi andando avanti, Wilber spiega quello che chiama lo spectrum of consciousness, lo spettro della coscienza, lo spectrum della coscienza. E sostanzialmente parla del. È un concetto molto interessante perché sostanzialmente ad ogni livello viene data una risposta diversa alla domanda chi sono io? Perché noi possiamo sentirci e in un certo senso identificarci e sentire che siamo io a vari livelli. C'è il livello quello, diciamo, nello spectrum, quello più in alto, che è il livello della persona, che è quello sostanzialmente in cui tu sei conscio solamente di alcuni contenuti mentali e ti crei una tua autoimmagine in un certo senso idealizzata, che è separata da altri contenuti di coscienza che tu non ritieni accettabili. Sotto questo punto di vista è molto simile alla visione dell'inconscio freudiano, ovvero ci sono alcune cose di cui siamo effettivamente coscienti e altre di cui non siamo coscienti, che magari rientrano nelle nostre pulsioni molto più fondamentali e magari animali che in qualche senso giudichiamo. E si va avanti così fino a parlare anche del rapporto con il corpo e fino ad arrivare poi alle bande transpersonali e l'esperienza dell'unità. Non mi ricordo se lo chiami no eterno presente, la coscienza dell'unità sostanzialmente, che è un concetto molto interessante, è solo che appunto bisogna farne esperienza diretta, altrimenti non si riesce veramente a comprendere. E a parte insomma questi argomenti molto più avanti che riguardano in realtà il terzo tema sostanzialmente del libro, quella dell'unità, dell'esperienza dell'unità, che è molto interessante, e ritengo che comunque anche tutto il resto del libro parli di, insomma, interpreti la realtà in un modo in cui non siamo abituati,
e che è estremamente, in un certo senso, rivoluzionario, ma che svela in realtà qualcosa con cui noi siamo nati, ma con il tempo impariamo effettivamente a creare dei paletti, a creare questi confini sostanzialmente. E so che sto rimanendo molto sul vago, ma è proprio per questa anche la difficoltà che avevo nel fare questo video, perché per quanto vorrei starei anche ora a parlare di questo libro e forse lo farò, non lo so. È proprio l'atteggiamento che mi è rimasto. Insomma, mi era segnata un appunto a un certo punto, ovvero oltre i confini, andare oltre i problemi, armonizzare il corpo e la vita. Perché sostanzialmente la visione generale che dà questo libro è quella di appunto andare oltre i confini, perché in un certo momento ci rendiamo conto che questi confini non esistono. Per esempio, la distinzione tra mente e corpo. Sì, ci sono delle differenze ovviamente tra i nostri contenuti razionali slash cognitivi e il nostro corpo, ma ci dimentichiamo per esempio che sotto sono in realtà un'unica unità e noi in un certo senso, specialmente nella nostra società, perdiamo tantissimo il contatto con il corpo, non nel senso che neghiamo il corpo, ma neghiamo l'unità tra la mente e il corpo. E quindi spesso ci sono magari queste dinamiche per cui ah sì, ho questi pensieri, ma in realtà il mio corpo fa tutt'altro. Oppure pensiamo al corpo come qualcosa che possediamo e sul quale dobbiamo esercitare un qualche tipo di dominio e che dobbiamo magari castigare o fustigare in qualche modo perché ha magari in sé ecco, dei processi che non possiamo controllare. Siamo abituati al fatto che la mente magari la possiamo controllare. E il corpo no, e quindi in questo modo releghiamo sostanzialmente il corpo a qualcosa che dovremmo controllare, ma non possiamo veramente controllare. E questo ci crea sostanzialmente si parla tantissimo nel libro di lotte, di conflitti, di resistenze. Resistenza è il concetto che mi è piaciuto tantissimo, ovvero sostanzialmente quando crei un limite tra quello che definisci te stesso e un ambiente esterno, qualcos'altro, quello che è al di là del confine diventa una minaccia. Diventa una minaccia al tuo stesso essere, perché se tu sei in un certo senso chiuso dentro un recinto, qualsiasi cosa sta fuori può distruggere il recinto e sostanzialmente distruggerti. E adesso non voglio andare troppo in discussioni filosofiche, magari religiose, di cui magari si parla nell'esperienza del non confine, perché quello è un discorso molto più ampio. Ma in generale, per esempio, il fatto della resistenza è una cosa che mi colpisce particolarmente. Perché, per esempio, io per come sono stata cresciuta, per l'educazione che ho ricevuto, mi è sempre stata fatta passare l'idea che dovessi controllare molte cose, che magari molti miei comportamenti non andavano bene, quindi insomma, è una cosa penso che tutti quanti hanno, di cui tutti quanti hanno esperienza. Ah, non stare in questa posizione, devi stare solamente in quest'altra posizione, non puoi dire queste cose in questo contesto, non puoi comportarti in questo modo, in quest'altra situazione. E quindi si crea sostanzialmente questo costante controllo. Che però a un certo punto it backfires. Insomma, perché non puoi avere controllo su tutto quanto. E quello che viene spiegato magari anche tanto in questo libro è il fatto che tu puoi conoscere tutte le parti di te stesso e puoi accettare parti di te stesso che all'inizio magari giudicavi. E c'è questa citazione, non me la ricordo letteralmente, ma diceva che armonizzando sostanzialmente tutto il tuo essere e magari, non so, la tua mente con il tuo corpo, capisci che non tutto di te puoi controllare, ma puoi amare tutto quanto di te. E magari, e non significa anche che poi appunto questo è un errore su cui si cade spesso di passare da un estremo all'altro, quindi ah no, ok, passo dal totale controllo a invece essere totalmente disinibito e a seguire insomma tutto quello che il mio corpo vuole e rispondere ad ogni capriccio del corpo o della mente, magari non significa questo. C'è sempre un equilibrio sostanzialmente in cui sei consapevole dei tuoi desideri, dei tuoi impulsi e dei tuoi pensieri, ma questo non significa non avere una volontà che può decidere se seguire effettivamente quelle tendenze o no. E quindi per questo si può anche non essere, insomma, mi viene da dire, è anche la differenza tra l'accettazione e la rassegnazione. Accettare qualcosa
proprio nel termine molto psicosintetico, come viene da dire, l'accettazione non è una sospensione del giudizio in qualche modo, cioè è una sospensione del giudizio per come lo intendiamo normalmente, non si giudica, non si, come puoi dire, non si condanna magari una certa tendenza, ma le si dà spazio, si cerca di comprenderla, ma non significa che si debba tradurre effettivamente in un atteggiamento esterno, in un comportamento. E quindi ritengo che davvero se si abbandona questa idea del controllo, per esempio, i problemi si risolvono da sé, perché in un certo senso questi problemi non sono mai esistiti in the first place. So che magari appunto senza aver letto il libro è difficile da. Sono concetti difficili da comprendere e ripeto, molti di questi concetti vengono compresi se vengono effettivamente vissuti, se c'è effettivamente un'esperienza dietro. Ma lo stesso volevo iniziare a parlare in qualche modo di questo libro perché ritengo che sia davvero una visione molto importante nella vita in un certo senso, perché è proprio quell'atteggiamento in cui impari a lasciare andare in un certo senso, a non accanirti su confini, su distinzioni, su anche giudizi in un certo senso, che sono solamente dannosi, perché quello crea solamente una frenesia sostanzialmente. C'è il temporale fuori, in cui sostanzialmente tu cerchi sempre di fare più resistenza perché senti che devi proteggere una parte di te, mentre in realtà quella minaccia spesso magari nemmeno esiste in the first place. E ovviamente non parlo di questioni, insomma, il mio è un discorso molto generale, non parlo proprio di situazioni in cui magari il well-being fisico e emotivo di una persona è effettivamente messo in pericolo. Parlo davvero in generale, è proprio un atteggiamento molto basilare nella vita e magari con il tempo e con la pratica riuscirò anche a spiegare un po' meglio questa cosa perché è un concetto che effettivamente intuisco e anch'io sto pian piano imparando a interpretare e a vivere in un certo senso. Ma proprio questo mi è rimasto impressa il concetto di resistenza, soprattutto fisica. Sul fatto che sul cercare di esercitare un controllo assiduo sul corpo, che in realtà crea più danni che altro, e spesso anche me lo domando perché è un concetto che viene espresso anche un po' più avanti sulla coscienza dell'unità, sostanzialmente, sul fatto proprio me lo domando: sto facendo resistenza in questo momento? E la maggior parte delle volte la risposta è sì. Ma nel momento in cui viene esasperata una resistenza e si può passare, quindi si parla del passare non allo stato, al livello successivo sostanzialmente dello spectrum, insomma, riconoscere la resistenza significa darle spazio e significa anche capire la chiave sostanzialmente per superarla. Quindi riconoscere che ci sono in noi magari delle cose che ci creano una resistenza significa vedere una problematica che c'è in noi. E questo in realtà ci dà la chiave effettivamente per superarlo. E non significa apporre ancora, apporre, non so se sia la parola giusta in questo contesto, applicare ancora più resistenza. Per esempio, la risposta tra mettere in pace l'anima e il corpo non è cercare di controllare ancora di più il corpo. In realtà è paradossalmente lasciare andare il controllo e creare un equilibrio e armonizzare quella che è in realtà l'unità, la nostra unità tra mente e corpo. E ritengo che questo possa essere applicato davvero in tantissimi ambiti diversi, questo della resistenza dei confini molto, molto separativi in un certo senso, perché anche prima mi è successo, stavo guardando un video e c'erano queste persone che parlavano del fatto di magari evitare totalmente un certo tipo di content. Perché, vediamo come posso metterla giù, avevano paura che magari esponendosi a un certo tipo di contenuto, dopo non, a loro non sarebbe più andato via sostanzialmente dalla mente una certa immagine. E questo non significa ovviamente avere in un certo senso, essere consapevoli delle cose a cui ci esponiamo. Avevo già parlato del concetto di smog psichico, per esempio, ma
il fatto di mettere una regola così fissa, ok, questa tipologia magari di contenuti non, la evito totalmente, mi fa ripensare davvero a tutte queste cose di cui si parla in realtà nel libro di Wilber. Ma in realtà appunto adesso magari non mi vengono in mente altre idee, però è un concetto di base che rivedo tantissimo in tantissimi contesti diversi. E secondo me, appunto, è una cosa super interessante perché significa proprio, rivedo quanto sia fondamentale, basilare questa visione di cui in realtà io ho sempre sentito in un certo senso la mancanza. Perché, come avevo parlato effettivamente anche nel video dell'educazione in Italia e appunto delle mie esperienze, ho sempre sentito come delle distinzioni molto nette tra quello che devo studiare e quello che non posso studiare, oppure l'ambito scolastico e l'ambito fuori, oppure come sarei dovuta diventare io studiando quelle cose, la strada che avrei dovuto percorrere e tutt'altro. È sempre tutto molto separato e separativo. Mentre in realtà questi tipi di problemi, secondo me, non si devono affrontare polarizzandosi ancora di più e creando così tante distinzioni, così tante differenze, no, non differenze, differenze è la parola sbagliata perché le differenze effettivamente ci sono, ma proprio così tanto creare così tanta separatività. Penso sia la parola giusta. Perché in realtà appunto questi problemi si risolvono semplicemente capendo che da un punto di vista più alto questi problemi non esistono in un certo senso. E so che suona molto semplicistica detta così, spero di essere riuscita a spiegare comunque il mio punto di vista, magari ci proverò un po' di più nel tempo, ma è davvero una visione che mi ha in un certo senso rivoluzionato la vita. Questo libro mi ha rivoluzionato tantissimo perché ha messo insieme tantissime cose che già sentivo negli anni, oppure già ho studiato, oppure ho già intravisto, e che magari percepivo come in un certo senso giuste o in linea con quella che era la mia esperienza, o anche che era la mia esperienza in modo negativo, ovvero ho sempre sentito che c'era qualcosa di sbagliato, mentre questo libro mi sembra dica effettivamente delle cose giuste, senza che sia né una dottrina né altro, è proprio una visione molto globale della vita e che prende tantissimi aspetti e che vedo e posso e ries vedo che riesco ad applicare, o almeno riesco ad applicare semplicemente interpretando quello che vedo in modi totalmente diversi, che però hanno sempre una linea di base che è sempre quella. E per questo mi gasa anche tantissimo, perché davvero è sempre, oddio, complicato parlare del concetto magari di verità o del significato della propria vita, anche se ritengo che ognuno abbia una strada da percorrere e ognuno trovi il significato nell'esistenza in quello che ritiene importante per sé. Però davvero, almeno nella mia esperienza, questo mi sembra in linea, o mi sembra come in un certo senso una luce che mi illumina un po' la via, e quindi ogni passo non è semplicemente nel buio e nel terrore di chissà che cosa trovo dopo. Non so se possa avere effettivamente senso quello che ho appena detto. Sto iniziando un po' a sclerare, forse a causa della stanchezza. Però appunto, libro bellissimo, lo consiglio tantissimo, magari ne parlerò ancora in seguito. E ci vediamo alla prossima.